vi do delle indicazioni maggiori, ho dettagliato in maniera ancora più approfondita i riferimenti ai link per le varie discipline. E ripartirei da un piccolo software che, se vi ricordate, avevo annunciato l'altra volta, che si chiama PointFix. È un piccolo software che può aiutarci a presentare i nostri prodotti sulla lavagna elettronica. È un software libero. Quando l'altra volta si parlava delle tecniche di strategia di presentazione dei materiali, si diceva che già i software autori delle diverse lavagne elettroniche fornivano degli strumenti che poi abbiamo esaminato insieme anche con dei video tutorial per poter migliorare e comunque rendere più incisive le nostre presentazioni. Oltre ai software autori ce ne abbiamo anche molti altri, tipo questo che permette di fare, se potete seguire sulla diapositiva, delle spunte, esempio, per evidenziare le sezioni che si stanno trattando in questo modo. Ecco, quindi questo era quel piccolo software che non si era legato l'altra volta. Comunque potrebbe essere di ausilio quando si proiettano dei materiali sulla lavagna interattiva. I temi del quarto modulo sono tutti importanti e sono tutti temi degni di approfondimento. Spero che questi nostri incontri poi si possano anche proiettare nel futuro, creando una buona comunità di pratica che già esiste comunque, già ho trovato io nell'ambiente Anitel, e possiamo approfondire questi argomenti. Quindi tecniche di strategia e presentazione dei materiali, modalità di utilizzo della LIM, la LIM e i principi della didattica inclusiva, l'approccio alle discipline e la LIM come strumento di comunicazione. Queste le sezioni riguardanti il quarto modulo. Io le ho trattate l'altra volta un po' tutte e cinque, anche se vi avevo detto che le avremmo riprese poi in questa occasione, per poterle un po' riapprofondire e rielaborare insieme. Quindi questa seconda slide, che fra un po' vi appare, riguarda le tecniche, le strategie di presentazione dei materiali, che, se vogliamo, l'abbiamo già discusso, in quanto abbiamo, a mio avviso, no, l'utilizzo degli strumenti del software autore e l'utilizzo di software liberi consentono di presentare i materiali sulla lavagna in una maniera, come dicevamo, più incisiva e più accattivante, in modo da catturare l'attenzione sui punti salienti che compaiono nella proiezione sulla lavagna. Successivamente, poi mi piacerebbe anche confrontarmi con voi. Io ho pensato di riunire le modalità, il secondo punto e il quinto punto in un'unica mappa che potete vedere adesso sullo schermo: la modalità di utilizzo e la LIM come strumento di comunicazione. Beh, la modalità di utilizzo c'è sicuramente messa in classe. La LIM rappresenta, per sua stessa natura, uno strumento di condivisione delle risorse digitali e delle risorse in classe, che, come d'altronde la vecchia lavagna, solo che stavolta le risorse sono digitali, le risorse sono interattive, le risorse hanno elementi multimediali che catturano sicuramente l'attenzione degli studenti e quindi, diciamo, dei connotati, sempre come scopo la condivisione delle risorse, ma con connotati evidentemente più didattici e più versatili per una didattica migliorata. Poi, oltre a poter essere utilizzata in classe, la LIM può essere utilizzata anche a distanza, creando, anche in questo caso, uno strumento di condivisione tra la classe e il docente e quegli studenti che
o malati o in ospedale o comunque non in grado di frequentare, come ci sono dei famosi casi anche di quel ragazzo che vive su, non so se conoscete bene questo evento, quel ragazzo che vive su una barca perché ha problemi, credo, di allergia, no? Poi ecco, può essere un utilizzo sicuramente per condividere, oltre che le risorse, anche dei software didattici, quindi tramite questi si può pensare di utilizzare la lavagna per creare attraverso software insieme ai ragazzi, in maniera quindi condivisa e collaborativa, delle risorse digitali. E infine qua, se vi ricordate, adesso non lo ripropongo, ma c'è la possibilità, e Gioacolo ce l'ha dimostrato con la sua esperienza e questo video che ha caricato su YouTube, c'è la possibilità di poter utilizzare la LIM anche in rete con classi di altri istituti. Questa è una mia classificazione macroscopica delle possibilità di utilizzo della LIM anche come strumento di comunicazione a distanza. Possiamo prendere in esame, punto per punto, a che livello si possono condividere le risorse digitali in classe. Beh, sicuramente per una didattica frontale, però mostrando materiali, come abbiamo detto, di natura digitale e multimediale, per attività che coinvolgono la classe, come completare schemi o attività interattive e laboratoriali. Per presentare ricerche ed elaborati, per interrogazioni e per percorsi di navigazione sul web, quindi anche eventualmente per web quest. Poi presento una slide sulla didattica frontale. Adesso io torno un po' più velocemente perché qualcosa abbiamo già visto l'altra volta di questo. Quindi qualche commento ancora sulla presentazione di elaborati. Queste slide le avevo già caricate per dare la possibilità di dare uno sguardo durante la settimana passata. Però le ho ricaricate in quanto il documento è stato modificato e approfondito. Quindi lo ritrovate sempre sul quarto modulo B con un maggior grado di dettaglio, più dettagliato con i link. Ecco, ancora qualche commento sulla possibilità di utilizzare la LIM per fare interrogazioni in classe. Interrogazioni che possono essere individuali, ma anche di gruppo, e poi per chi ha la possibilità di utilizzare i risponditori automatici, c'è la possibilità di fare dei sondaggi molto veloci sulla classe per capire il grado di apprendimento raggiunto. Ora, un'altra possibilità di utilizzo è quella di navigare sul web in classe e quindi fare una sorta di didattica del tipo ricercazione, sempre con il modello costruttivista della conoscenza, indagando, esplorando, coinvolgendo gli alunni. Ecco, poi per quel che concerne la LIM e i principi della didattica inclusiva, io posso dire di non avere molta esperienza in questo campo, cioè non l'ho sperimentata direttamente, però vi riporto dei video di applicazioni e sicuramente la LIM è uno strumento facilitatore della conoscenza e quindi per questo sicuramente rispecchia tutti i principi della didattica inclusiva. Software per l'integrazione, ce ne sono alcuni gratuiti e alcuni a pagamento. Ho messo qualche link, non so chi di voi li conosce, comunque ci trovate dei link sia per i software a pagamento sia per i software gratuiti.
L'approccio alle discipline. Ecco, io questa settimana ho lavorato alcuni giorni per questo e pensavo di fare un lavoro un po' più metodico, più specifico, più approfondito, più classificato e ragionato sulla possibilità di offrire ai nostri eventuali corsisti, non so chi di voi è tutor, o la possibilità di poter scegliere in maniera rapida, veloce, ritrovare volta per volta l'argomento che vogliono trattare a lezione. Quindi quello che mi sto riproponendo è di fare per tutte le discipline o per quelle principali una sitografia ragionata, classificata con il link, la descrizione del software o della risorsa e quindi la possibilità di richiamare la risorsa in modo rapido, veloce, mettendo a disposizione un po', dei nostri corsisti. Sono partito con la storia, l'insegnamento della storia dell'arte. Però qua i link sono rimasti un po' quelli che abbiamo visto l'altra volta. Quindi ho segnalato Google Earth, Street View, alta definizione, e poi se si vogliono creare se si vogliono creare delle risorse, io proporrei, l'abbiamo visto forse in qualche altro modulo anche il software SketchUp. L'insegnamento della geografia, i software che mi sono risultati un po' più importanti sono Celestia, Stellarium, Google Earth e Street View. Poi, in modo particolare, perché su questa parte sono stato già tutor l'anno scorso, mentre per la parte umanistica mi trovo ad avere degli incarichi soltanto quest'anno, l'insegnamento delle scienze. Sull'insegnamento delle scienze, ecco, ho fatto questa classificazione di link di software disponibili sul web e ho fatto, l'ho strutturato in due colonne, come vedete. Usiamo anche Point Fix. Quindi ho strutturato la colonna delle risorse, che adesso evidenzio, e la colonna dei software. Quindi dove andare a ricercare le risorse, quali software didattici possono essere invece utilizzati per creare risorse.